Rieccoci nei nostri studi televisivi di Sport Italia in questa speciale, specialissima puntata di Orrace TV. Ora particolare attenzione la dedicheremo a tutti i nostri telespettatori amanti delle auto, grazie ai consigli di Group Auto e alle autofficine.pro che sono sempre pronte a prendersi cura di voi. Assolutamente Giulia, e oggi per parlarvi al meglio di tutto ciò abbiamo abbiamo come ospiti due super componenti della Group Auto, nonché Punto Pro. Io vi vado subito a presentare Enrico Succo. Buonasera. Che è il direttore di Group Auto. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. E poi il nostro Lorenzo Titaro, responsabile network Group Auto. Buonasera Riccardo, buonasera Giulia, buonasera a tutti. Prima però di raccontarvi nello specifico di cosa si occupa Group Auto, vi vorremmo parlare di un bellissimo evento organizzato proprio da questa azienda. Assolutamente, esatto Giulia. Oggi vi parleremo di un bellissimo evento che si è tenuto al museo appunto Alfa Romeo. Innanzitutto vorrei chiedere Enrico, come mai avete scelto questa location? Ma guarda Riccardo, l'intenzione era di fare un bellissimo evento a Milano. Essendo noi un'azienda automotive, ci siamo detti ma quale migliore location del museo Alfa Romeo? Ci siamo da subito innamorati della location e così abbiamo fatto. Anche perché si sposa a pieno con la vostra realtà. Tra l'altro sì. I vostri ospiti hanno potuto fare anche un giro all'interno di questo museo per vedere tutte queste fantastiche vetture. Un'emozione, fare qualche passo all'interno di quel museo è veramente emozionante, si ripercorre un po' la storia dell'auto. Stiamo vedendo adesso delle immagini dalla macchina di Fangio alla storica Alfa Romeo Martini, veramente la Formula 1, veramente è stato fantastico, non solo il vostro evento ma anche passeggiare, come dicevi tu Enrico, all'interno di questo straordinario museo Alfa Romeo. Ecco Enrico, durante l'evento tutto lo staff Group Auto ha spiegato ai numerosi fornitori e partner dell'azienda le novità 2019. Ecco, ce ne vuoi un po' parlare? Ma sì, guarda, abbiamo cercato di capire un pochino quali sono i trend del mondo automotive e abbiamo visto anche grazie alla nostra organizzazione a livello internazionale che sono due le grandi novità del nostro mondo. Uno è quello inerente alla tecnologia dell'auto e le auto sono e saranno sempre più tecnologiche e dall'altra diciamo il cambio epocale dell'attitudine dei consumatori. Quindi abbiamo cercato di raccontare a tutto il nostro mondo come pensiamo di affrontare queste due grandi sfide. Più tecnologia sull'auto e cambio di abitudini dei consumatori. Assolutamente. Ecco Lorenzo, un evento riuscitissimo il vostro. Ecco, quant'è importante organizzare questi meeting per i vostri fornitori, clienti, partner? Ma molto Riccardo, perché diciamo per noi è importante condividere obiettivi e attività, quindi sicuramente il nostro ruolo è proprio quello di fare da collettore tra fammi dire delle multinazionali grandissime che sono poi i componentisti e l'officina magari di paese, e noi abbiamo proprio questo obiettivo e questo ruolo sul mercato insomma. Beh, quindi siete sicuramente stati soddisfatti. Prima abbiamo visto delle immagini, c'era veramente tantissima gente, oltre 200 persone. Tanta gente, una bella partecipazione, quindi davvero soddisfatti. Bene. Ma ora Enrico, noi vogliamo sapere nel dettaglio chi è Group Auto e da quanto tempo ovviamente è sul mercato, ma soprattutto che servizi offre ai nostri, diciamo, telespettatori automobilisti. Bene, grazie per la domanda. Group Auto è un'organizzazione italiana, è nata 45 anni fa, è stata un'idea di alcuni imprenditori italiani che lavoravano nel settore del ricambio dell'auto, e oggi Group Auto è un'organizzazione che è presente in tutto il mondo, in tutti i continenti, una cosiddetta multinazionale globale, e in Italia raccoglie 31 per la precisione imprenditori che credono in questo lavoro. Qual è il nostro lavoro? Lavorare a stretto contatto con i più grandi componentisti di auto ricambi al mondo e poi portare questi ricambi di qualità
fino all'officina sotto casa. Questo è il nostro, diciamo, la nostra mission, portare la qualità dei ricambi per tutti gli italiani vicino all'officina più vicina. E ce l'avete fatta, perché voi con Punto Pro contate oltre 1400 autofficine, giusto? Così, così, Riccardo. Ho studiato. Hai fatto i promossi. Stavo vedendo proprio adesso delle immagini di una delle vostre autofficine Punto Pro. Ecco, Lorenzo, abbiamo parlato di Punto Pro, ma l'alta qualità della riparazione da cosa si può vedere? Ma tanti fattori, come diceva Enrico poco fa, sicuramente innanzitutto il ricambio, che è sempre di qualità originale o equivalente all'originale. E poi in particolare noi per le nostre officine studiamo anche dei percorsi di formazione professionale, perché teniamo molto alla professionalità ovviamente dei nostri meccanici, e quindi ogni anno tutte le nostre Punto Pro hanno dei corsi dedicati che devono svolgere per poter rimanere all'interno del nostro network, della nostra rete, insomma. Ecco, stiamo parlando di riparazioni, stiamo parlando di autofficine, stiamo parlando di vetture, stiamo parlando di automobilisti. Però oggi noi abbiamo qui un esempio, una donna, una ragazza più che una donna, la nostra Giulia, al quale le vorrei chiedere che rapporto ha con la sua vettura. Ma Riccardo, in questo caso secondo me è molto 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 importante prendersi cura della propria auto, della propria vettura. Si parla della nostra sicurezza, quindi per quanto ci siano tutti questi stereotipi sulle donne al volante, qua ne va della nostra sicurezza, secondo me è importante appunto prendersene cura. Quindi tu stai attenta alla manutenzione della tua vettura. Certo che sì, poi adesso che c'è Punto Pro farò riferimento a loro. Assolutamente, anche perché insomma veramente, come diceva Giulia, è veramente importante che nulla venga lasciato al caso quando ci facciamo mettere le mani sulle nostre autovetture. Dico bene, Lorenzo? Sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. Punto Enrico? Direi che la sicurezza per chi poi è un padre di famiglia come me è fondamentale, non si scherza. Ecco Lorenzo, come possiamo fare a trovarvi? Ma allora, noi ci stiamo facendo conoscere molto in televisione, quindi anche grazie a voi e al fatto di essere qui. Sicuramente spingiamo molto sul web, abbiamo un sito che è www.puntopro.it, che è già visitato ormai da più di 2 milioni di visitatori unici, quindi di persone che singolarmente sono andate almeno una volta sul sito. Hanno un tempo di presenza sul sito molto interessante, perché supera i 3 minuti, quindi vanno a cercare determinate cose. Che cosa vanno a cercare? Noi mettiamo molte pillole, fammi dire, anche legate alla sicurezza, alla parte tecnica, quindi cerchiamo di fare anche un po' di informazione, un po' di cultura proprio verso gli automobilisti italiani in questo caso. Ecco, Enrico, per avere 1400 punti vendita, secondo te dov'è che avete fatto e state facendo la differenza? Guarda, questo progetto nasce da più di 20 anni, circa 25 anni fa nasce il progetto Officina, quindi non è il frutto dell'ultimo momento, ma è un lavoro fatto negli anni. E penso, come si dice, bisogna fare la differenza l'abbiamo fatta non solo fornendo loro i ricambi di qualità, ma tutti i servizi ad essi collegati. Tanto per intenderci, noi siamo in grado di aiutare le nostre officine a identificare il ricambio corretto ed aiutarli anche nell'installazione del ricambio, quindi non solo quale ma come sostituire il ricambio. E si chiamano banche dati e sono delle informazioni tecniche che hanno un costo elevato, ma è fondamentale oggi per avere un'officina preparata professionalmente avere queste informazioni. Fammi capire se ho capito bene, scusa il gioco di parole. Oggi per mantenere la garanzia della propria auto, non so, chi ha una vettura, facciamo un nome a caso, recente, nuova. Sì, Mercedes, deve andare in un'autofficina Mercedes per far valere la propria garanzia. Però mi sembra di aver capito che tramite Punto Pro questa, la garanzia, anche se si porta in una vostra autofficina, non si perde. Assolutamente sì. Questa è una cosa molto importante. Molto importante, non tutti gli italiani lo sanno, è una legge europea già di molti anni fa, la cosiddetta legge Monti, che diciamo equipara tutto il mondo della riparazione.
Vero, bisogna fare la riparazione, va fatta come? A regola d'alta. Certo. A regola d'alta cosa vuol dire? Seguendo certi criteri, utilizzando ricambi di qualità originale equivalente e seguendo certi criteri. Ecco ragazzi, come avrete capito, noi qui in questa stagione televisiva 2019 daremo un grande occhio di riguardo a voi automobilisti e alla vostra sicurezza grazie a Gruppo Auto e Punto Pro. Avremo tante ospitate durante questa stagione con tanti vostri partner che spiegheranno come poter prendersi cura al meglio della propria vettura. Dico bene? Sì, così, dici bene. Bene, bene. Giulia, hai capito? Anche le tue amiche, informale di questa cosa. Devono prestare molto di attenzione. E tutti i nostri telespettatori da casa, insomma, fate sì che la sicurezza della vostra autovettura sia sempre ai massimi livelli, ma non solo per voi, ma anche per tutti gli altri, per tutte le altre persone. Io vado a ringraziare Enrico Succo, veramente, per la sua preziosa collaborazione. Ricordiamo direttore Gruppo Auto. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. E Lorenzo Titaro, responsabile Network Gruppo Auto. Grazie mille, grazie Riccardo. Per questa settimana è tutto, io vado a ringraziare la nostra prima rider e poi automobilista Giulia Colombo. Grazie a te Riccardo. Alla prossima, grazie per averci seguito. Questo programma è stato offerto da... Officine.pro, metterci alla prova conviene.